Eccoci con Tullio Vellucci al termine dell'incontro fra Atletico Gaeta e The Lions. Quindi la partita era quella determinante, diciamo così, in questa fase, c'era bisogno di vincere e l'Atletico l'ha fatto. Quindi 5-0, un risultato rotondo, significa comunque che è stato superiore all'avversario, no? Sì, abbiamo giocato bene, abbiamo segnato, il primo tempo siamo riusciti a portare avanti, diciamo, l'1-0. Andare su più gol, perché pure per bravo del portiere, mancanze nostre, però comunque l'importante era comunque non prendere gol e vincere questa partita, perché era fondamentale. Sì, infatti è sempre il solito problema, non si riesce a finalizzare il gioco. Siamo poi una squadra che segnava di me, quindi. Quindi giustamente capita anche di soffrire fino alla fine. Sì, poi vabbè, sì. Poi ci sono stati altri gol e hanno fatto un po' rilassare tutto il. Sì, dopo siamo sbloccati, è ripassato l'ambiente, quindi anche un po' di paura di vincere, perché giustamente quando vieni da partite in cui giochi bene e perdi e poi vai fuori, comunque non riesci a dare quello che dai in casa, c'è anche paura di mandarti il risultato. Questo è purtroppo un dato di fatto. C'è anche la paura di costruire il gioco e avere difficoltà. Sì, perché quando perdi una partita in casa come quella di 15 giorni fa con due episodi sfortunati, poi chiaramente quando vinci 1-0 hai anche paura di non cadere nello stesso errore. Non so se ci rendiamo conto, a livello morale pure per i ragazzi è difficile affrontare la partita. Mi sembra che comunque questo Lions oggi è squadra molto più, diciamo, meno forte della Gaeta, no? Sì, forse sì, noi eravamo un po' più pronti da questo punto di vista, però loro giustamente sono stati ripescati e cercano di trovare gli equilibri per questa categoria. L'ha detto anche l'allenatore, c'è una rosa molto giovane, quindi cerca di mantenersi la categoria stretta. Questa situazione è arrivato il giocatore Palmino, ne arriveranno altri? Allora, probabilmente sì, arriverà il fratello di David, Barton, e probabilmente dal 1° dicembre prenderemo anche l'altro fratello di Edoardo, Filippo, almeno così sembra la notizia. Sono contento perché uno è 94 e l'altro mi pare c'è qualche anno in più o in meno di David, quindi anche giovanissimo, e abbiamo completato una rosa molto molto giovane. Quindi si può dire adesso che comunque la squadra comunque gioca, a parte i risultati che non vengono, ma la squadra gioca. Fortunatamente sì, qualcosa si vede, anche se purtroppo potevamo avere qualche punto in più, però è dura e non abbiamo comunque risolto tutti i problemi che abbiamo, questo è sicuro. Adesso c'è da giocare la Coppa Italia, penso che sia una passeggiata nel modo di dire, nel senso che comunque l'andata è andata male, quindi è complicato, penso, ribaltare, no? Dunque l'andata è stata una prova contro la forza, perché eravamo giusti 5 tra i quali Edoardo, che si è sentito male dal primo e secondo tempo, e comunque abbiamo perso di brutto. Onestamente martedì ho già detto ai ragazzi che non sarà una passeggiata per loro e né per noi. Proveremo a fare la partita, anche se è difficile dire che noi possiamo ribaltare il risultato dell'andata, però almeno giocarci la partita è una condizione. È difficile anche per lo scout addirittura, no? È difficile anche per lo scout ribaltare. È difficile anche per lo scout, che non si è a due là, però magari, non lo so, 4 gol lo scout riesce anche a farli, ma noi 6 gol sono veramente tanti. E poi noi ci dobbiamo misurare contro una squadra che o è seconda prima nell'altro girone, quindi comunque di tutto rispetto, quindi è anche una prova di confronto e deve essere così. Una menzione va per Strozzi, che ha fatto un gol, diciamo, che ha saltato tutta la difesa, quindi rischiava anche con squadre più esperte rischiava ancora qualcosa di più, no? Beh, diciamo che ha fatto un gol straordinario, però diciamo poteva segnarne altri più semplici. Sicuramente è così, anche perché comunque anche Di Giacomo ha segnato il gol, però ne poteva fare anche altri, insomma. Sì, magari oggi si è sbloccato Di Giacomo e ci farà tanti gol, perché Di Giacomo alla fine la porta ci sta la punta sempre. Però dopo alla fine cambia sempre qualche condizione che lo fa sbagliare. Speriamo bene, però un ragazzo che si allena e dà l'anima sia in allenamento che in campionato, veramente si sacrifica dall'inizio alla fine. Parliamo del prossimo turno. L'anno prossimo andiamo col Pontina Fuzzato, andiamo a giocare un altro campo tosto. Un altro scontro salvezza, no? Sì, un altro campo duro, bello pesante, largo, condizioni del campo belle larghe, e quindi vediamo un po', speriamo di recuperare qualche infortunato, perché oggi si è fatto male Bartolomeo, mi dispiace, è un ragazzo che comunque mi serve per l'utilizzo che ne faccio, mi serve tantissimo. Speriamo bene, poi vediamo. A proposito di Pontina Fuzzala, mi sembra che era partita per fare un campionato diverso da quello che sta facendo.
Contina Futsal ha avuto gli stessi problemi nostri, senza giocatori, ha cercato di prendere giocatori, ha cercato di prendere altri giocatori appunto per completare la rosa. Infatti qualche partita l'hanno anche spostata via del campo, c'hanno avuto un po' di problemi in società e giustamente cercano di recuperare la situazione. Anche loro stanno stesso continuando, quindi non è da sottovalutare secondo me il Contina Futsal. Anche sarà una... fastidio anche lo Scauli, attenzione. Ci sarà una partita a cattivello, sarà. Speriamo che riusciamo a mantenere la concentrazione per affrontarla, perché quando vado fuori casa ci sono molte variabili, il viaggio, chi non sopporta la macchina, chi dopo 2 ore di macchina ancora non riesce ad andare subito in partita, speriamo bene, è da migliorare sotto questo aspetto. D'accordo, appuntamento alle 27 per la partita di Coppa. Sì, ci vediamo qua alle 21 martedì, sperando di fare una grande partita comunque. Speriamo bene, grazie. Okay.